Hey Cooge, benvenuti in questo nuovo video, sono Andrea Linkramantone e siamo oggi ancora su Pokémon Scudo. Siamo arrivati alla fase finale del torneo, ci aspetta un rematch contro tutti i capi palestra e poi la sfida al campione Dandel. Siamo giunti quasi alla fine dell'avventura principale, ci sarà un po' di post-game e poi la serie sarà conclusa. Forza! Eccoci nello stadio più grandioso di tutta Galar. Con il tuo talento infiammerai i cuori dei tifosi di tutto il mondo. Speriamo. Dai, ora vai e registrati. Bene. Non so quanti capi palestra però dobbiamo affrontare. Ora che hai trionfato nel torneo delle semifinali, dovrai prendere parte al torneo delle finali a cui partecipano i 7 capi palestra che hai già affrontato. 7! E uno che fa? Ah, quindi Ginepro non c'è. Ah, questa volta però faranno sul serio, quindi non sottovalutarli. Se la spunterai sui tuoi avversari, potrai accedere alla sfida delle sfide, il match con il campione. Vuoi andare nello spogliatoio? Non ora, devo fare una cosa prima. Ho allenato la squadra, sono saliti di livello e quindi possiamo cominciare. Perfetto, bene, ti faccio strada. Ottimo, andiamo nello spogliatoio e ci sono tutti i capi palestra, tranne ovviamente Ginepro. No, c'è anche Ginepro, allora chi manca? Manca Poppy, manca! Che strano! Il mio obiettivo è conquistare il titolo, porterò a Spikeville l'orgoglio e la gioia della vittoria senza ricorrere al Dynamax. Ciao, ne è passato di tempo da quando ci siamo affrontati. Non illuderti però, questa sfida non avrà nulla a che vedere con quella di allora. Stavolta farò sul serio. La maschera mi cade. Buon per te. Non mi lascerò sconfiggere da nessuno e arriverò ad affrontare Dandel ancora una volta. È l'unico modo che ho per ripagare Duraludon e gli altri Pokémon della mia squadra per il loro impegno costante. Va bene. Continuerò a lottare senza arrendermi mai, per il mio onore di allenatore. La sfida continua è ciò che mi fa brillare come un fuoco nella notte. Non mi interessa far divertire il pubblico, non sono un saltimbanco. La gente deve capire cosa significa lottare seriamente. Va bene. Accidenti, per la prima sfida dovrò vedermela con la Burno. Che sfortuna! Di sicuro si metterà a cambiare le condizioni atmosferiche. Ma manderò in fumo i suoi piani, no, in fiumo. Entra in campo quando sei pronto. Vuoi entrare? Sì, ti ho appena parlato. Bene, va pure. Grazie! Sono carico! Ormai lo sapete tutti, il mio nome è Dandel e sono il campione. Oggi farò le veci del nostro presidente della Lega Pokémon. Siete pronti a portare sempre più in alto il livello degli allenatori e delle allenatrici di Galar? Siete pronti a selezionare uno sfidante che sia all'altezza di affrontare il sottoscritto? Forza allora! Basta con i preamboli! Che il torneo delle finali abbia inizio! Un momento! Beat! Eccolo! Chi è quello lì? Mamma mia, che tipo. Signore e signori, certamente vi ricorderete di me. Sono Beat. Lo sfida palestra è costretto a ritirarsi, suo malgrado. Beat! Lo sfida palestra è sponsorizzato dal presidente Rose. Ho un conto da saldare con Link. So bene che questo va contro le regole della competizione, ma vi prego, permettetemi di sfidarlo un'ultima volta. Se perdo, mi ritirerò definitivamente e riterrò conclusa la mia carriera di allenatore. Che incredibile colpo di scena, amici tifosi! Beat, l'ex sfida palestra, è tornato di prepotenza in campo! Gentili tifosi, ora ci prenderemo qualche minuto per valutare la richiesta di Beat. Torneremo tra voi tra qualche istante. So che è totalmente ridicolo da parte mia, ma non potevo restare in silenzio, non potevo arrendermi. Se mi sono ridotto così è solo colpa tua. Olive mi ha chiesto di raccogliere le Desio Stelle per il presidente Rose. E in cambio sono stato abbandonato. Ora devo anche sopportare quella vecchia con un'insana fissazione per i Pokémon folletto. E da notare che ha perso la sua tipica voce un po' ambigua, eh. Non puoi capire quello che sto passando. Circondato di rosa, tra quiz e lotte, insieme a Pokémon Folletto, tutto il giorno,
tutti i giorni. Guardami ora senza più un briciolo di dignità. Che ne hai della mia fierezza? Signore e signori, il campione ha accettato l'improvvisa richiesta di Beat. Di certo il suo proverbiale affetto verso ogni allenatore non gli ha permesso di negare una possibilità di crescita a questo sfidante. O forse l'ho fatto per mettere alla prova Link. Ad ogni modo non cantare vittoria, il mio spirito non è ancora domato. Beh, forse la pubertà sarà stata a fargli cambiare voce. Ed ora, è un capo palestra! Vai! Ne affrontiamo allora in totale 9 di capo palestra, il che mi sta molto bene. Lui è tipo acciaio folletto. Ha fatto l'impossibile per poter disputare questa sfida. L'unica via possibile è la vittoria! E prepotenza di Mowile ci dà il benvenuto, un caloroso benvenuto. Nitro, carica! Non basterà, e infatti non basta. Lo sapevo, ci ha rotto l'attacco. Un grano su granocchio, un bel munch. Crunch crunch. Nitro carica, vai. Però ha solo 4 Pokémon, se non sbaglio. Ricarica totale, che mi tange poco, perché dovrò solo usare un'altra mossa, però sono più veloce, quindi... Ci rimani lo stesso, Beat, mi dispiace. Andato. Come la mettiamo? Come la mettiamo? Gardevoir. No, rimango. Gardevoir è piuttosto debole in difesa, speciale e difesa, quindi potrei farcela tranquillamente. Però più andiamo avanti con i giochi, più Gardevoir ha la gonna aperta. Quindi palla infuocata. Però anche il maschio ha la gonna aperta. Quindi è un po' ambigua la situazione. Ottimo. Rapidash. Oh, non l'ho ancora visto Rapidash. Psico folletto. No, è psico, non folletto. Perché folletto? È psico. O acquisisce il tipo folletto con l'evoluzione? Non lo so. Questo è il... C'era... Dov'è che l'ho visto uno simile? In My Little Pony? Può essere? Mia nipote è fissata con gli unicorni. Mi sa che l'ho visto in My Little Pony. Quando stava a vedere lei, forse. Non lo so, non mi ricordo. Ma uno simile ne ho visto. Però non era gli unicorni. My Little Pony sono unicorni? Perché ne ho visto davvero uno simile. Ma non so se era My Little Pony a sto punto. Vabbè, nitro carica e via. Però è bello Rapidash. Gagliardo. Si usa ancora Gagliardo? Hatteren. No, con... Beh, folletto psico, mandiamo Starchild. Che è tanto che non lotta il mio Starchild. Non ha fatto più niente. Cos'è quell'aria insolente? Credi di avere già vinto? Comunque sia, le caramelle rare le ho usate, eh. Giusto a titolo informativo. Ci stavano, le ho usate. Sennò che le prendo a fa? Per rivenderle? Beh, in effetti sì, sarebbe da rivenderle. Notte spersa. Sono più veloce. No. Hatteren scatena la tua forma Gigamax. Cosa? Ha una forma Gigamax. Cavoli, dovrò fare dei raid per catturarla. Tre tentacoli. E un bacino più grande a quanto pare. E ha più capelli? Non so. Un cappello più grande. Ah, nulla. E ora sfrutteremo la mossa che la vecchia pazza ci ha fatto promettere mille volte di usare. Giga Castigo. Wow. A mali estremi si dice estremi rimedi.
potevo farmi scappare questa occasione. Oh yeah! Guardalo lì come schitarra. Schitarra, non scatarra, sia chiaro, sono due cose diverse. Oh, ma dai, ma con un... ma come? Con uno sputo di vita! Ma l'attacco speciale, ma me ne frego! Ma no, ma non è possibile! Ma dai! Che fregatura! Come ha fatto a resistere? Mamma mia! Guardalo poi quanto è lenta ancora. Neanche Gigamax riesce ad essere più veloce. Ah! Che delusione! Che delusione! Ah, insomma. Poteva andare meglio. È finita. Ma almeno sono riuscito a dimostrare di cosa sono capaci i Pokémon di tipo folletto. Però è compiaciuto lui. Ho perso. Per me è la fine. Amici, la sfida si è conclusa. Bit non ha potuto nulla contro Link e la sua formidabile squadra. Ehi, Bit, non te la sei cavata male, dai, bella sfida. Torna a lottare ancora, vogliamo vederti in campo. Accidenti, questo non era previsto. Se ti avessi battuto avrei avuto la mia rivincita. In caso contrario mi sarei ritirato per liberarmi di quella vecchia fissata. Sei la mia maledizione. Ora che il pubblico mi acclama così, non ho scelta. Sono costretto a continuare il mio allenamento da capo palestra di tipo folletto. Beh, con il mio talento non ci metterò molto a superare la vecchia Poppy. Amici, lo stadio intero acclama all'unisono i due giovani in campo. Ora Link tornerà nello spogliatoio. Dopo questa sfida fuori programma avrà bisogno di rimettere in sesto la sua squadra. Ci credo. Me l'ha fatti fuori due. Quel Bit, fare eruzioni in quel modo, ha creato un bel po' di scompiglio. Quando tutto sarà pronto, torna pure in campo. Il torneo delle finali comincerà presto. Amici tifosi, ci siamo! L'attesissimo torneo delle finali della Coppa Campione di Galar è finalmente iniziato. Parte la prima sfida del primo turno di lotte. Scende in campo Link, allenatore sponsorizzato dal campione. La sua avversaria è Azzurra, l'onda travolgente della Lega, esperta di Pokémon di tipo acqua. Aia, l'ho messo davanti tappo. Hai fatto progressi impressionanti da quando ci siamo affrontati allo stadio di Kilford. L'imbattibile campione è anche un incomparabile talent scout. Purtroppo però tu non sei un campione, né lo diventerai. Sarò io a sconfiggere sia te che Dandel. Non fraintendermi, non ti sottovaluto. So bene di cosa sei capace, ma questa volta il mio Pokémon Dynamax farà naufragare definitivamente le tue ambizioni. Ma Azzurra dovrebbe usare un Pokémon Gigamax, visto che impara Gigamax Dreadnought. Ah, Golisopod! Beh, Golisopod è anche coleottero in parte. Io quasi quasi ci provo. Sonia non sarà contenta, ma la lotta è lotta. Travolgerò la tua squadra come un'onda! Palla infuocata! E sono più veloce, tesoro. Non puoi sfuggirmi. Bene, bene, bene! Oh, gliene hai cambiato! Perfetto, così perdi il turno! Ottimo, perdi un turno! Va benissimo! Ottimo, ottimo! Non chiedevo di meglio. Allora. Tipo acqua. Aspetta. Tipo acqua. Però, se io mando Strider ci prendo il danno. Mando The Crow a prendere il danno. Mando The Crow. Ho in mente una cosa. No, anche a mosse ghiaccio non mi fa nulla perché c'è l'acciaio che mi protegge. Idrobreccia. Ok. Ehi. Piano con questi attacchi, piano. Perforbecco.
È più veloce, idrobreccia, va bene, c'è un'elica al posto della coda, ovvio. Buonissimo, brutto colpo, mi ha aiutato. Sono sicuro che mi ha aiutato. È andata giù troppo velocemente la vita, mi ha sicuramente aiutato. Perfetto, così lo finisco con perforbecco. E un altro giù. Perfetto. Starchild sale di livello, ottimo. Seeking. Seeking è forte con incornata. Non so perché ho sempre avuto paura di incornata di Seeking. Mi ha sempre fatto un sacco di danni, non ho mai capito come. È come se incornata fosse una stab per lui. È strano. Lotta, andiamo con Overdrive, che è super, super forte, dato che utilizza il suono. E Seeking va giù. Pelipper, Pelipper pure, 4 per ci prende da un attacco elettro, figurati. Quanto è facile. Anche Pelipper è andato. L'ultimo sarà Dreadnought. È l'ultimo? Mi resta un solo Pokémon. Ma è la perla più brillante della mia squadra. Sì, ma stai calma. Sicuramente Gigamax. Ne sono quasi sicuro. A questo punto Dynamax e Dynasaetta. Sono più veloce io. Ottimo. Lei però ha parlato di Dynamax. Spero che vada in Gigamax invece. L'ho già visto Dreadnought Gigamax dai trailer. Ma non mi dispiacerebbe vederlo anche adesso. Dreadnought inonda lo stadio con la potenza traboccante del Gigamax. Vai, mi piace così. Diventa bipede. Bene, 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 con un colpo solo. E azzurra è andata. Vai così. Avevo resistito senza battere ciglio all'onda impetuosa dei nostri attacchi. Non mi stupisce che abbiate vinto. Già. Grazie comunque, cara. Il vincitore è Link! Questa è la sua seconda vittoria contro Azzurra. Ribadiscilo, perché non lo sanno gli altri. La vostra superiorità è schiacciante. Non sono riuscito a tenervi testa nemmeno con il Dynamax. Ora capisco perché Sonia ti stima tanto. Non fa che parlare di te e della tua bravura. Se l'avessi dato ascolto, forse le cose sarebbero andate diversamente. Sono sicura che in questo momento tutta Galar ha gli occhi puntati su di te. Cavalca l'onda della vittoria fino alla sfida finale. Rimanete con noi, amici tifosi. La seconda sfida comincerà presto. Vediamo dunque i risultati del primo turno. Ne abbiamo visti, sì. Amici tifosi, eccoci al secondo turno del torneo delle finali. Sono rimasti in gioco 4 allenatori. Chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria? Dopo la sfida sorpresa contro l'ex sfida Palestrebit e la spettacolare vittoria contro Azzurra nel turno precedente, torna in campo per il primo incontro del secondo turno l'irrefrenabile Link. Ad affrontarlo questa volta sarà il taciturno Onium, capo palestra di tipo spettro. Finito. Poca presentazione per lui. Sono Onion. Sembra che tu stia bene. Mi ricordo di te. Sei l'allenatore più forte che io abbia affrontato nella sfida delle palestre. E comunque, lottiamo. Certo, tipo timido. Lottiamo. Non avere paura, Onion. Ti sconfiggerò subito. Ti farò piangere. Perché se le cipolle fanno piangere, tu devi farle piangere prima.
Dunque, ha un Dusk Noir bello, mi piace. L'ho usato anche io nel mio let's play. Mi guardano tutti, vorrei nascondermi, ma lotterà. Nel let's play di Platino, di Pokémon Platino, sia chiaro. Let's play, insomma, era più una coverage dove la storia sì, facevo vedere dove andavo, quello che facevo, ma le lotte le saltavo tutte, tranne le lotte in palestra e le lotte contro i Super 4 e campionessa. Insomma, è stato un let's play un po' particolare, ma mi è piaciuto rigiocarlo. E ho fatto un po' di fatica con l'allenamento perché, se l'avete seguito, sapete che i Pokémon erano degli avversari, erano randomizzati e del 50% più forti. Ma alla fine, avere Pokémon del 50% più forti, gli avversari, è inutile. Perché io non riuscivo a batterli se non mi portavo al loro livello. Quindi alla fine era solo un levellare per far sì che io potessi sconfiggerli. Alla fine era inutile. Se volevo davvero una sfida un pochino più dura, bastava metterli al 20% più forti. 15-20%, e non come ho fatto io al 50%. Dunque, Cursola? Palla infuocata? È roccia spettro? Non si sa, è scoppiato. È un gas, è evaporato. Chandelure, Chandelure devo cambiare invece. Fuoco spettro, mando Starchild. Ah, che è buio normale. Oi. Aia. Questo non va bene. Questo non va affatto bene. Ah, ci picchia. Non solo l'attacco è dimezzato, ma l'ho fatto anche ricarica totale. E prendo un dottino ad ogni turno. Attacco dimezzato. Boh. E però neanche brutto. Cioè, cos'è successo? Manda Poltergeist. No, rimango a sto punto. Aspetta, che è l'abilità di Obstagoon per caso? Ah, denti stretti! Ecco, mi sembrava strano infatti. Dico, ma come ha fatto? Denti stretti! Mi sembrava... Dico, ma com'è possibile che l'abbia mandato KO adesso? Nonostante l'attacco dimezzato. Denti stretti! Ecco perché! Infatti ci stava... Non mi ricordavo che avesse questa abilità. Mamma mia, che idiota che sono! Sono un idiota! Ma va bene così, Poltergeist, bye bye, arrivederci, grazie mille della sua presenza qui alla Lega Pokémon. Ma brutto colpo, oddio, non penso mi abbia aiutato. La vita è scesa abbastanza lentamente, perché quando c'è un brutto colpo la vita cala di botto, invece qui è scesa piuttosto in maniera piuttosto normale. Quindi non penso che mi abbia aiutato il brutto colpo. L'ultimo Pokémon, che tristezza, che desolazione. E che paura. In effetti Gengar può essere un Pokémon che mette paura, ma Dynamax e Dynatenebre non mi farà sconfiggere. Sono più veloce, ottimo. Questa è una buona cosa. Almeno ce lo togliamo subito dai piedi. Secondo me il mio prossimo avversario sarà Laburno. Peccato. Volevo riaffrontare Melania. Gengar, Gigamax, avvolgi ogni cosa nelle tenebre. Sapete cosa sembra? Una di quelle case gonfiabili dove i bambini ci vanno a saltare. Un castello gonfiabile, solo a forma di Gengar. È la stessa cosa. Mamma mia. È sicuramente forte come Pokémon. L'idea è carina, però fa paura, ragazzi. Cioè, a vederlo non si può vedere, dai. È mostruoso. E va bene.
anche Onion è andato. Ah, credo che la mia maschera mi abbia impedito di vedere la tua vera forza. Incredibile, lo sfida palestra Link vince ancora! E che ti aspettavi? Impressionante, sei troppo forte. Continua così, mi piacciono gli allenatori forti. Chi sarà l'avversario di questo strabiliante allenatore nel terzo e ultimo turno? L'anti-Dynamax Ginepro o il signore dei draghi Laburno? Solo il prossimo incontro potrà dircelo, restate con noi. Sapete chi vorrei vedere io? Volevo vedere Ginepro. Incredibile, Laburno ha riportato una vittoria schiacciante addirittura su Ginepro. Oh, 2 contro 2? Ci tocca. Mary, non puoi entrare qui. Ti frega, lasciala fa. Scusa, Link. Credevo che mio fratello mi avrebbe vendicata contro Laburno. E invece ha perso anche lui. Ora, per colpa tua, tutti penseranno che siamo una famiglia di schiappe. Ma piantala! La verità è che Laburno ha una forza incredibile. Però io ho mostrato a tutti che si può lottare con fierezza anche senza Dynamax. Proprio per questo volevo che vincessi. Te la meritavi davvero. È stata una delle migliori sfide che abbia mai visto. Link, ora non mi resti che tu. Non mi deludere, faccio il tifo per te. Scusa per questo trambusto subito prima dell'incontro. Ad ogni modo, Laburno ti sta aspettando nell'arena. Vai e stai tranquillo, so che ti farei valere. Dato che Laburno mi aspetta, cambio Pokémon in squadra, fermati. Quindi ragazzi, andiamo all'ultima sfida. E poi nel prossimo video affronteremo Dandel, il campione. Amici tifosi, è finalmente giunto il momento della sfida decisiva del torneo delle finali. Chi affronterà Dandel, l'invincibile campione? Link, il fulgido astro nascente di questa competizione? Oppure lo storico rivale del campione Laburno, il signore dei draghi? Sei veramente il fatto tuo se sei riuscito ad arrivare fin qui. Non mi stupisce che Dandel ti abbia sponsorizzato. Vorrà dire che per dimostrare che valgo più di Dandel dovrà prima sconfiggere l'allenatore scelto da lui. Ti avverto che ho riorganizzato la mia squadra. La nuova formazione è pensata per le lotte 1 contro 1. So bene che ho già perso contro di te e forse le mie parole possono sembrarti prive di senso. Tuttavia ti avverto. Non sottovalutarmi. Il Laburno della sfida delle palestre non è lo stesso del torneo delle finali. Torkoal. Cosa? Perché? Perché Torkoal? Maledetto. Siccità, pensa Andre Link. Ed ecco che ardi un suono accecante e l'aria ribolle. Mando Starchild. Stavo pensando, non è che lui ha Dragapult ora? Sarebbe fighissimo se ce l'avesse. Solo a raggio. Assorbe la luce e la spara. Appunto, siccità. Strano che abbia scelto solo a raggio però per iniziare e non una mossa fuoco. Vabbè, peggio per lui. Se faceva vampata mi sa che mi mandava KO. E poi era più sensato cominciare con un attacco fuoco, visto che c'era un Pokémon ghiaccio davanti. Schiacciapeso non mi è piaciuta per niente. Torkoal mi fa paura, ragazzi, davvero. Penso che il peggio sia passato. Se città dovrebbe durare per altri 3 turni? 4? Manda Flygon, cambio. Cambio sì, cambio con Flygon. Che sto scemo che rimango. Mi sto giocando Pokémon Spada senza sostituire i Pokémon.
ed è molto più difficile, ragazzi, perché ti mandano in campo roba contro cui tu sei debole e perdi il turno. Invece qui non l'ho fatto. Però insomma, quando si gioca un let's play, se non lo stai giocando in maniera hardcore, che vuoi insomma diciamo finirlo in fretta, anche se non è questo il caso di Pokémon, devi un attimino insomma vedere quello che vuoi fare, devi un attimino darti una mossa, perché sennò si perde solo tempo. Terremoto mi ha fatto pochissimo nonostante Terrempesta, e vado con Scaglio Gelo che dovrebbe mandarlo KO. 4 per di danno, perfetto. Tortonator pure, Dragofuoco, accidenti. Mi piace il doppio tipo Dragofuoco, però non quel Pokémon in particolare. Fuoco è il mio tipo preferito, Drago è il secondo. Insomma, fatevi due conti. Poco efficace Overdrive, tipo Drago. Veleno Shock allora, cerchiamo di avvelenarlo. Improbabile, ma potrebbe... No. Giorno di sole? Oh! Oi! Cosa vuoi fare? Ecco, goditi un bel giorno di sole. Pensate di essere pronti a fronteggiarlo? Beh, prima c'era siccità che è uguale. Prepara lo scudo? Ma se va KO? Che prepari? Niente. Manda Gudra? Oh. Gudra pure è un altro Pokémon particolare. Mandiamo Gran Snover. Devo un attimino ragionare. Dunque, dopo ne ho ancora un altro. Scagliagelo. Potevo fare Bora. Pioggia danza? What? Boh. Arriva la pioggia. Vi inzupperete fino alle ossa. Secondo me va a caso. Cioè, lui ce l'ha, quindi la usa. Solo per fare la scenetta. Duraludon. Cambio. Mando tappo. Vado in Dynamax. Palla infuocata. E ciao Duraludon. Laburno. Non volevi spodestare Dandel? E allora bando agli indugi. Vinci questa sfida. Cateneremo la tempesta, trascineremo nel vortice te e il tuo Pokémon. Vediamo un po' come va, ragazzi, perché effetto normale. È un grattacielo praticamente. Wow, come lo prende bene sotto la pioggia, eh? Sotto la pioggia come si prende bene il colpo di fuoco, eh? Allora beccati questo. Dai una pugno! Con un calcio dall'alto. Oh, però! Non male! Non male!
potrebbe andare bene. Però ha smesso di piovere. Io sono un grandissimo idiota. Però c'è ancora una possibilità. L'ultimo turno di Dynamax e anche l'ultimo di Gigamax. C'è la tempesta, non importa. Ma non importa, vai via, fermati. Dai una fiammata. Vai, colpisci! Boom, baby! E andiamo! Andiamo allora! E anche la Burno è sconfitto una seconda volta! Eccolo qua! Vai! Perfetto! Ha sconfitto la Burno capo palestra! Yeah! Questa sconfitta mi ha fatto male, forse dovrei farmi un selfie di consolazione. Che poi è Rotom che ti fa il selfie, non sei tu. La sfida palestra Link si aggiudica la vittoria! Io e i miei amati Pokémon siamo infinitamente più forti di prima, eppure... Eppure... La vostra potenza ci ha travolti lo stesso. Sono ancora giovane. E assistere agli incredibili progressi di allenatori ancora più giovani di me mi lascia senza parole. Il futuro è già arrivato. Ora... Non ti resta che andare a spodestare anche il campione. Il vincitore del torneo delle finali è lo sfavillante sfida palestra numero 91, Link! Sarà quindi proprio un allenatore sponsorizzato dal campione a cercare di strappargli il titolo! Vediamo subito i risultati della finale. Ma che devi vedere che mica eravamo solo io e la Burno? Wow, sta per cominciare! Sono venuto apposta a fare il tifo per te. Anche se in realtà sono un po' combattuto. Come faccio a scegliere tra te, il mio rivale e il mio fratello? Non so per chi ti fare. Rirella! Basta! Ho deciso che fare il tifo per te, Link! Abbiamo cominciato questa avventura insieme ed è giusto che stia con te fino alla fine. Vai e sconfiggi mio fratello. Hai tutte le carte in regola per battere anche l'invincibile campione. Per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti gli aggiornamenti. E noi ci vediamo nel prossimo video con la finalissima della Coppa dei Campioni. Su Pokémon Scudo. Bye bye.